proprio un bel romanzo. Scritto bene, ben organizzato e multidimensionale, con splendide foto storiche e ben strutturato. Un romanzo a più strati, che riesce a inserire nell'intreccio della storia molti ambiti e ambienti, oltre che importanti valori. C'è la guerra, quella combattuta in alta montagna, spesso dimenticata, ma che ha visto uomini presenti su cime impervie e in ambienti angusti. C'è il valore alpinistico delle loro imprese e la montagna con tutto quanto la concerne. Panorami, animali e vegetazione, difficoltà, neve, valanghe e crepacci. E il rapporto profondo e viscerale che nasce tra di lei e l'essere umano che la frequenta. Ci sono le nostre radici, quelle del territorio, dell'Alta Valtellina, le tradizioni, le credenze, le parole dialettali, gli usi e costumi. Ci sono i personaggi, alcuni esistiti, altri magari no, ma simili a chi ci ha preceduto, e la loro umanità, i valori, la storia familiare, l'orgoglio e l'umiltà. C'è l'amore, quello vero, profondo, veramente umano, che riesce a far resistere e a far fare alle persone cose che non si sarebbero mai aspettati di riuscire a compiere. E c'è il dialogo, quello delle parole vergate su carta con la loro lentezza e profondità, che restano e magari vengono lette e rilette, imparate a memoria. Quello delle parole dette di persona, con schiettezza, sincerità e soprattutto quello dei silenzi, che sono fondamentale presenza. Ci sono infine tanti valori e sentimenti che rappresentano le radici che ci tengono saldi nelle tempeste della vita. Di quei tempi, quando è ambientato il romanzo, ma ancor più di oggi. Momenti che si presentano diversi, ma per certi versi simili. Un romanzo che vedrei bene letto nelle scuole, dagli adolescenti, dai giovani e soprattutto approfondito e sviscerato negli ideali che stanno alla base di quanto raccontato. Un romanzo che profuma di vita quotidiana e di montagna, con le cime ancora innevate.